Ciao a tutti, benvenuti allo scontro gladiatorio tra le alette di pollo croccanti nell'arena di piatto. Oggi Flavia Diamante vi mostrerà due modi per preparare le ali di pollo con un forno tradizionale e utilizzando la friggitrice ad aria Cosori Turbo Blaze. La nostra missione? Scoprire quale metodo offre le alette più croccanti e deliziose. Ecco, abbiamo un chilo di alette di pollo, mezzo chilo per test e una bottiglia della nostra salsa piccante preferita. E siamo quindi pronti per fare questo scontro tra questi due modi di cottura. Iniziamo preparando un chilo di alette. Ora Flavia mostrerà come scomporre queste alette intere. Il nostro obiettivo è ottenere tre pezzi da ciascuna aletta, il flat e il drumet. Questi due sono commestibili, mentre le punte e le puntine verranno scartate o meglio ancora utilizzate per fare il brodo. Flavia inizia rompendo le articolazioni, dislocando tutte le ali. Ci sono due articolazioni su ogni aletta che dobbiamo dislocare. Se potete compratele già separate, altrimenti dovete fare quello che stiamo facendo noi. Poi si passa alla carne. Prima si taglia la punta. Se spingi un po' di più l'articolazione, puoi vedere meglio dove tagliare con il coltello. Questa puntina va nella ciotola per il brodo. Ora tagliamo il flap a metà. Spingiamo un po' sull'articolazione per trovare un po' di spazio per il coltello e facciamo scorrere il coltello attraverso la carne dividendo l'ala a metà. Flavia non è entusiasta di questo lavoro da macellaio, ma a volte bisogna soffrire per il gusto. Forza Flavia, tieni duro. Ora metteremo da parte queste ali per un minutino per farle asciugare ancora un po'. Nel frattempo Flavia prepara una semplice panatura per ciascuno dei nostri concorrenti. Per un chilo di alette di pollo abbiamo bisogno di farina, e per il condimento un po' di sale e pepe. Lievito chimico e amido di mais. Ora, questa potrebbe sembrare una combinazione folle di ingredienti, ma c'è la scienza, la chimica alle spalle. Il lievito chimico aumenta il pH della pelle del pollo, aiutandolo a diventare croccante più facilmente. Infine, quando è caldo, il lievito chimico crea piccole bolle di gas. Quindi crea una superficie più strutturata e croccante. Amido di mais contribuisce anch'esso ad un'ala di pollo croccante ed agisce come una barriera all'umidità, così da mantenere i nostri succhi all'interno della carne e la pelle asciutta. Sale fino, 2 cucchiaini. Pepe nero, mezzo cucchiaino. Una setacciata veloce, poiché amido di mais e lievito tendono a formare grumi. E quindi è tempo di coprire le ali. Panatura leggera. Inizieremo la cottura di queste al forno. Stiamo cuocendo mezzo chilo di alette di pollo su griglia metallica, posizionata sopra una teglia per catturare eventuali succhi. La griglia garantisce la massima aereazione tra le alette. Rimuoviamo l'eccesso, anche con un pennellino se necessario. Ed infine l'ingrediente finale, critico per le ali di pollo croccanti. L'olio. Alla fine stiamo sempre parlando di una frittura. Non molto, ma ci serve. La pelle del pollo è grassa, ma non abbastanza per garantire una crosticina croccante come la vogliamo noi. Flavia sta dando a queste alette una rapida spruzzata uniforme di olio su entrambi i lati. Qui stiamo usando un olio di girasole spray, ma puoi anche usare una bottiglia spray con l'olio ad alto punto di fumo di tua scelta.
Dal momento che cucinare le alette di pollo in un forno tradizionale richiede il doppio del tempo rispetto alla cottura delle ali in una friggitrice ad aria, le metteremo prima in forno. Il nostro forno Bosch è preriscaldato a 220 gradi centigradi, l'impostazione ventilato, cuociamo le ali per 20 minuti, poi le gireremo e le cuoceremo per altri 20-25 minuti. Passiamo alle alette per la friggitrice ad aria. Seguiamo l'utile ricettario fornito con la friggitrice Cosori, che raccomanda di preriscaldare il forno, 200 gradi nel nostro caso. E mentre il preriscaldamento è in corso, diamo un'occhiata a come la friggitrice ad aria Cosori Turbo Blaze si confronta con un forno tipico in termini di consumo energetico e tempo di cottura delle ali. La friggitrice ad aria Cosori Turbo Blaze è molto più efficiente. Il nostro duello, ovvero il consumo, lo vince facilmente la friggitrice ad aria. E guardate il cassetto, quasi 6 litri, su unico piano. Qui ragazzi c'entra molto cibo. Facilmente possiamo cuocerci 1,5 kg di alette, una busta di patate fritte, 14 supplì, 4 calzoni, e vi diciamo queste quantità perché le abbiamo già testate. Notate poi il piatto antiaderente che solleva gli elementi dalla base per ottenere un flusso d'aria a 360 gradi. Inoltre la friggitrice ad aria Cosori Turbo Blades ha 9 impostazioni di cottura predefinite, le quali funzionano automaticamente con le sue 5 velocità del ventilatore per garantire la cottura più uniforme e il livello di umidità del piatto che stai preparando. E con questo è ora di mettere le nostre alette nella friggitrice Cosori, che Cosori ci ha gentilmente inviato per questa recensione. Per inciso, la nostra valutazione è assolutamente imparziale. Cosori non detiene alcun diritto decisionale riguardo al contenuto o alla revisione del video e non è avvenuto alcuno scambio di denaro. Oliamo leggermente la griglia. Come per il forno, disponiamo le ali separandole il più possibile. Secondo il libretto delle ricette che accompagna la macchina, non abbiamo bisogno di spruzzare le alette con olio, ma i nostri test precedenti hanno confermato ciò che già sapevamo, ovvero che le alette di pollo hanno bisogno di una spruzzata di olio se vogliamo la croccantezza assoluta, quindi noi le spruzziamo. Poiché stiamo preparando una ricetta che normalmente friggeremo ad immersione, useremo la funzione preimpostata di frittura d'aria. Flavia sta semplicemente cambiando l'impostazione della temperatura a 200 gradi ed imposta il tempo a 16 minuti, al termine dei quali vedremo come procedono le alette. È ora di girare le alette cotte al forno. Sembrano promettere bene, ma hanno sicuramente bisogno di altri 20 minuti, almeno, per diventare croccanti. Un'altra rapida spruzzata di olio, tornano nel forno. Nel frattempo vediamo come sta andando la friggitrice ad aria. Durante il tempo di cottura nella friggitrice ad aria è bene dare almeno una scossa agli alimenti in cottura. Nel caso di questo modello Cosori Turbo Blaze non è strettamente necessario, la griglia fa un ottimo lavoro per quello che riguarda il flusso d'aria, magari una spruzzatina d'olio in più e basta. Mentre aspettiamo che il primo lotto di alette sia pronto per il test, Flavia sta per preparare la famosa salsa piccante stile Buffalo, la nostra preferita. Avremo bisogno di 2 cucchiai di burro fuso ed una bottiglietta di salsa piccante, circa 150 ml. Frank's Red Hot Sauce è il perfetto equilibrio tra acidità e piccantezza. E guadagna il suo spiritoso slogan I put that shit on everything. Lo metto su tutto, parafrasato. Puoi trovare questa salsa demoniaca su Amazon e lasceremo il link nella descrizione del video. Il
Le alette fatte al forno sono pronte per il test. Notate la doratura, abbastanza uniforme, salvo qualche puntina leggermente più scura, ma non male. Controlliamo sempre la temperatura interna, usando un termometro per carne, almeno vogliamo leggere 74 gradi. Le abbiamo lasciate in totale 40 minuti non per cuocere l'interno, ma per renderle croccanti, per rendere la pelle croccante. La croccantezza c'è, poi la verifichiamo di nuovo al morso. Eccoci, a quella d'aria, controlliamo dopo 16 minuti. Come sospettavamo non sono ancora pronte, ma manca poco. Un'altra rapida spruzzata d'olio e le rimettiamo dentro per altri 5 minuti. E mentre finiscono, Flavia prova le alette del forno. Croccantezza ottima. E l'interno è perfettamente cotto, ma è rimasto molto morbido. Flavia prova le alette del forno con la salsa piccante. Flavia Diamante va pazza per le alette con la salsa piccante. Avendo come riferimento la frittura ad immersione, il voto di Flavia per queste alette al forno è 8. Mentre osserviamo Flavia che si riempie la faccia di salsa, arrivano le alette della friggitrice ad aria. La doratura risulta più omogenea nella friggitrice ad aria Cosori, grazie ad un nuovo sistema di ventilazione. Questa nuova friggitrice ad aria Cosori cuoce fino al 46% più velocemente rispetto ai modelli più vecchi. Secondo i nostri test, con altri modelli a nostra disposizione, abbiamo riscontrato una maggiore rapidità nella cottura. Addirittura nel caso di una friggitrice marchio Lidl, il tempo di cottura era la metà esatta. Rispetto al forno domestico, stesso discorso. Occorrono dai 40 minuti ad un'ora per fare queste alette. E se parliamo di facilità di pulizia, entrambe queste parti sono lavabili in lavastoviglie. Per quello che riguarda il rumore, qui è abbastanza ragionevole. Il ventilatore è meno rumoroso di molti altri modelli di friggitrici ad aria che abbiamo provato in passato. Le alette di pollo perfette dovrebbero essere succose all'interno, croccantissime all'esterno e dovrebbero abbracciare qualsiasi salsa vogliamo spalmarci sopra. La carne all'interno è rimasta succosa indipendentemente dal metodo di cottura. Questo grazie al trattamento delle nostre alette. In termini di gusto, consistenza e sapore c'è stato un confronto abbastanza equilibrato. E per la croccantezza, entrambe croccanti, ma anche qui la spunta la friggitrice ad aria, anche se di poco. Che si aggiudica nell'insieme un bel 9. Vittoria piena della friggitrice ad aria Cosori Turbo Blaze. In conclusione, se siete interessati all'acquisto di una friggitrice ad aria, senza dubbio vi consigliamo la Cosori Turbo Blaze. Troverete il link nel commento e nella descrizione del video. E non dimenticatevi di iscrivervi a Piatto, il canale della cucina di qualità.